chiama in avanti Cabrini. Rossi, gol! Rossi! Italia in vantaggio, Rossi! Quinto minuto, Italia 1. Everybody needs a little time away, I heard her say, from each other. Even lovers need a holiday, far away from each other. It's hard for me to say I'm sorry, I just want you to stay. Buongiorno, buongiorno. Questo era il nostro omaggio ad un grande campione che ci ha lasciato la notte scorsa. Paolo Rossi, a 64 anni, è morto e lo ha annunciato sua moglie con un tweet. Pablito, grande campione di calcio, l'uomo dei mondiali dell'82, di Madrid, d'Italia e Germania, finita 3-2, di Pertini che esulta in tribuna accanto a Re Juan Carlos, ha ceduto purtroppo ad una malattia che lo aveva colpito tempo fa. L'uomo della tripletta di Italia-Brasile a Barcellona, insomma un grandissimo campione. Tra poco vedremo con Antonia Varini alcuni tweet che stanno già cominciando sulla rete a ricordare questo grandissimo campione, ma intanto ci colleghiamo con Xavier Iacobelli, direttore di Tutto Sport, per parlare di Pablito. Buongiorno Iacobelli, buongiorno direttore. Buongiorno a voi. Allora, bastava anche con un tassista del Cairo, con un cameriere di Bombay, dire che eri italiano, che ti dicevano subito Paolo Rossi. Erano anni in cui era forse il campione più noto al mondo, un grandissimo, vero? Sì, esattamente così. Io ho avuto la fortuna di conoscerlo bene, ovviamente in queste ore i ricordi si affastellano, l'incredulità si accompagna allo sgomento e allo stato di shock. Stavo leggendo un articolo che aveva scritto per Tutto Sport di ritorno dal Brasile, dove insieme con Zico aveva aperto la Paolo Rossi Academy Verde Oro. Perché fra le molteplici attività di Paolo Rossi, dopo il ritiro dall'attività agonistica, come non pensare alla sua scuola calcio di Perugia, alla scuola calcio internazionale, come non pensare a questa iniziativa presa con Zico in Brasile per consentire ai ragazzi che amano il calcio di giocare a calcio, come non pensare al suo ruolo di ambasciatore del nuovo Vicenza, che aveva accolto con grande entusiasmo quando Rosso, il nuovo patron del club, di cui aveva scritto pagine storiche, indelebili, memorabili, gli aveva offerto questo incarico. Come non pensare al suo ultimo libro? Come non pensare a Federica, sua moglie, una coppia straordinaria? Come non pensare alle sue figlie? Davvero è una notizia sconvolgente. Grazie direttore, grazie Iacobelli. Ci sentiremo tra poco perché continueremo a parlare naturalmente, Monica, in questa puntata di Paolo Rossi. Come vi avevo detto però, Antonia Varini già ci fa vedere, vero, alcuni tweet. Post sulla rete. Senz'altro, infatti, innanzitutto, caro Marco e cara Monica, volevo mostrarvi proprio il post che avevi detto tu, evocato tu, Marco, di Federica Cappelletti, la moglie, la signora Rossi, ecco, in questo post una parola molto significativa per sempre, questa bellissima immagine della coppia. E poi vi voglio raccontare come prima del web, prima della rete, i giornali di tutto il mondo stanno raccontando la morte di Paolo Rossi. Iniziamo da quelli tedeschi, raccontiamo il 1982, il mondiale in cui l'Italia batté la Germania, in cui Paolo Rossi veramente fu la luce luminosa in campo. Vedete, l'idolo Paolo Rossi muore a 64 anni, questo è Süddeutsche Zeitung, e vedete come l'eroe del mondiale Paolo Rossi ci lascia, Kronen Zeitung, andiamo alle Monde, vedete lo stesso titolo, eroe, questo è il termine che viene utilizzato in tutti i titoli internazionali, l'icona muore Paolo Rossi,
The Sun e poi andiamo avanti con i tweet che avevi detto tu, Marco. Ci sono diversi richiami sul web, soprattutto dai tifosi. Guardate, campioni del mondo, le copertine dei giornali di quella strepitosa giornata all'indomani della vittoria del Mondiale dell'82 e naturalmente l'immagine della Coppa sollevata per tutti noi italiani. A voi. Grazie. Grazie, insomma, Marco, era doverosa la partenza, certo, di questa puntata questa mattina con l'omaggio ad un grande, grandissimo campione nostro, italiano e evidentemente internazionale, campione del calcio.